Cari amici, buongiorno. Sai che in Puglia vi saluta e vi augura di seguire con attenzione questa puntata. C'è un proverbio dalle parti nostre che recita così: a Santa Caterina la neve ben despina. C'è un annuncio di inverno. È la santa festeggiata il 25 novembre. Ma a me piace sottolineare che si tratta di Santa Caterina di Alessandria. È dedicata a questa chiesetta rurale nella quale ci troviamo, ma tante chiese in Puglia, a Bitonto, a Nardò, a Canosa e soprattutto la magnifica basilica che si trova a Galatina, Santa Caterina d'Alessandria. Ma noi parleremo di questo luogo dove ci troviamo. Chi è Santa Caterina di Alessandria? Per capire questa santa dobbiamo andare indietro nel tempo di oltre 1700 anni. Dobbiamo allontanarci nello spazio e trovarci in Egitto, dove c'è la grande città di Alessandria. Caterina, innanzitutto, ha un nome molto bello, dal greco Kataros, che significa pura. La tradizione ci dice che era una principessa, perciò l'iconografia ce la presenta sempre vestita elegantemente. Era una ragazza di probabilmente 18 anni, 17, 18 anni, ma molto preparata filosoficamente, teologicamente e soprattutto era una ragazza di fede cristiana. L'imperatore del tempo, Massimino Dacia, aveva organizzato grandi sacrifici per gli dei pagani. Caterina, giovane, di nobile famiglia, rifiutò di adorare gli idoli pagani. L'imperatore rimase, sì, sorpreso e era convinto di poter far cambiare la testa a questa ragazza e chiamò, così racconta la tradizione, 50 filosofi perché, lo diciamo alla maniera nostra, aggiustassero i pensieri a questa ragazza che non voleva adorare gli idoli pagani. I 50 filosofi si confrontarono con la giovane Caterina e, pensate un po', anziché convincere loro Caterina, fu Caterina che convertì loro al cristianesimo. Accettarono 50 filosofi la religione cristiana? Non solo, l'imperatore li fece uccidere tutti quanti. Non restava che imprigionare Caterina, sottoporla a torture, tormenti. L'imperatore addirittura gli propose: vuoi diventare mia moglie? E lei chiaramente rifiutò. Soprattutto si racconta che venne sottomessa al tormento della ruota dentata, che forse qualcuno di voi riesce a vedere anche in questa immagine, l'immagine che vediamo sull'altare, ma la tradizione racconta che i denti della ruota, invece di martoriare la ragazza, si piegavano come fossero fuscelli. L'unica maniera per ammazzare la ragazza era la decapitazione e Caterina fu decapitata. Questo avveniva oltre 1700 anni fa in Egitto, in Alessandria. Come mai il culto poi è arrivato fino a noi? Ecco, prima di parlare o di riflettere su questa domanda, voglio solo ricordare a voi amici che sul Monte Sinai
c'è un grandissimo monastero e una chiesa dedicato a Santa Caterina di Alessandria. Cioè, in Oriente, in Egitto, nel Sinai e nei paesi vicini, la Siria e il Libano, si diffuse ben presto il culto per questa santa. La domanda è: come mai è arrivato da noi in Occidente? Dobbiamo fare un salto indietro nel tempo di circa 700-800 anni. Che cosa accadeva nell'Europa, nel Mar Mediterraneo da allora? C'erano state le crociate, cioè eserciti dell'Europa occidentale si organizzavano e si recavano in Palestina per liberare la Terra Santa dalla occupazione dei turchi musulmani. Qualche crociata andò a buon fine, qualche altra non andò bene, qualche altra andò così e così. Certo è che i sopravvissuti alle crociate ritornavano in Europa e portavano in Europa i culti religiosi che avevano trovato in quelle terre del Mediterraneo orientale, in Egitto, in Palestina, in Libano, in Siria. Molti culti di santi che oggi veneriamo qui nell'Occidente vengono dall'Oriente e sono stati portati nelle nostre terre dai cavalieri o dai soldati crociati che tornavano in Europa. Penso ai culto di San Cosma e San Damiano, penso al culto di San Basilio, penso al culto di Santa Barnaba e soprattutto penso al culto di Santa Caterina di Alessandria. E questa è una chiesa particolare come forma, come storia. Se uno mi chiede quando è stata costruita, da chi, io non posso, non so rispondere in maniera assolutamente certa. Un primo documento scritto 1372. Il conte di Conversano assegnava un beneficio a favore della chiesa di Santa Caterina di Conversano. Ed era questa. La chiesa quasi certamente era stata costruita intorno al 1002 e io dico sempre quasi certamente, non voglio sempre mettere la mano sul fuoco, è stata voluta dai conti di Conversano, perché qualche parente dei primi conti di Conversano ha partecipato alle crociate e quindi è tornato qui nella nostra contea e ha chiesto che si stabilisse il culto di Santa Caterina d'Alessandria. La Chiesa poi ha continuato la sua vita nei secoli, non sempre è stata ben conservata, pensate che molto probabilmente era tutta ricoperta di affreschi questa chiesa, che poi sono caduti nel tempo, caduti, portati via, sottratti, resta qualche segno così. Una cosa certa è questa che vi dico. Quando nel 1690, dal 1690 al 1692, la peste dilagò nei nostri territori e anche a Conversano, questa chiesa venne adoperata come tomba comune per gli appestati. Si racconta addirittura che i morti di peste venissero fatti scivolare dalle finestre che stanno alla mia destra e alla mia sinistra. Per cui ci fu un accumulo di cadaveri che si è conservato fino all'inizio del Novecento, cioè fino a quasi poco più di 100 anni fa.
Allora venne ripulita dai cadaveri questa chiesa e tutte, nel frattempo si realizzava il cimitero anche a Conversano, e tutte queste ossa accumulate da secoli furono portate nei pozzi del cimitero. Nel 1935 ci fu un'altra pulizia, ma la chiesa sostanzialmente era rimasta abbandonata a se stessa, addirittura veniva usata come deposito agricolo, l'erba cresceva dappertutto. Abbiamo anche qualche fotografia illustrata di come questa chiesa si presentava all'esterno, con muretti a secco che sembrava quasi che la sventrassero. Circa 20 anni fa si procedette a un recupero, a un restauro. L'amministrazione di Conversano l'affidò alle cure di un'associazione di Conversano, l'associazione Donna Club, e le signore, soprattutto ricordo i nomi di Maria Carrieri e di Rosa Maria Manghisi, provvedevano annualmente alla pulizia, perché il 25 novembre, festa di Santa Caterina d'Alessandria, si tenesse qua dentro una cerimonia religiosa e all'esterno una sagra popolare per onorare Santa Caterina di Alessandria. Questa è in breve la storia della chiesa. Fra un po' noi parleremo della incantevole, meravigliosa architettura, perché è una chiesa da guardare non distrattamente, ma con grande attenzione ai contenuti, ai messaggi culturali che essa ci trasmette. Mi sono collocato al centro, perché se potessimo guardarla dall'alto, esternamente, dal cielo, questa chiesa, la vedremmo inserita proprio in una circonferenza. E allora dobbiamo cercare di capire se queste forme geometriche, a cominciare dalla circonferenza, sono un messaggio. Perché nell'antichità, diciamo così, medievale, la circonferenza nella quale stiamo immaginando questa chiesa era il simbolo della infinità, il simbolo di Dio stesso, quasi a dire: qui sulla terra noi esprimiamo la simbologia geometrica di Dio. In questo cerchio che immaginiamo circondare, in questo infinito divino nel quale immaginiamo che stia la chiesa, noi vediamo che ci sono 4 absidi. Tutti sapete cos'è un abside: è uno spazio semicircolare all'interno delle chiese. Di solito nelle chiese c'è una sola abside, qui invece ce ne sono 4. Ogni abside è un semicerchio. 1, 2, 3, 4. Ma se poi pensiamo di completare questi semicerchi, 1, 2, 3 e 4, formiamo 4 cerchi che si incontrano, che si intersecano, e ci sono 4 punti in cui le 4 circonferenze si incontrano, perché le 4 circonferenze nella simbologia filosofica e teologica stanno a indicare i 4 elementi infiniti di cui è fatto l'universo, cioè l'acqua, l'aria, il fuoco, la terra. Questa chiesa è dedicata a Santa Caterina d'Alessandria, che è patrona dei teologi e dei filosofi.
Quindi la Chiesa necessariamente deve contenere un messaggio teologico e filosofico. I quattro elementi infiniti, simboleggiati dalle quattro circonferenze, si incontrano, si intersecano, ci sono quattro punti di intersezione, formano, se noi li colleghiamo, un quadrato. Il quadrato nel quale l'acqua, l'aria, il fuoco e la terra si mescolano e danno origine a questo mondo nel quale noi viviamo. Noi che abitiamo su questa superficie terrestre ci orientiamo soprattutto guardando con la mente e con l'intelligenza i punti cardinali. E noi diciamo vado a sud, vado a nord, vado a est, vado a ovest. Questa chiesa contiene non solo simbolicamente ma concretamente le direzioni dei quattro punti cardinali. Il quadrato che si è formato con la intersezione dei quattro cerchi ha i quattro spigoli esattamente verso i punti cardinali. Questo spigolo è esattamente verso nord. Se dovessimo stare all'esterno di notte, guardando il cielo in questa direzione, lo sguardo andrebbe alla stella polare. Se mi sposto in avanti, in questo modo, costeggiando questa abside semicircolare, io raggiungo quest'altro spigolo che è esattamente orientato verso ovest. Per cui, se nei giorni degli equinozi, il 21 marzo o il 22 settembre, io sto all'esterno in corrispondenza di questo spigolo, io guardo il sole che tramonta. Se da questo spigolo che guarda verso ovest io mi sposto verso l'altro spigolo del quadrato e giungo fin qui, è esattamente orientato verso sud. Per cui se a mezzogiorno in punto, non oggi perché seguiamo l'ora legale, noi dovessimo stare esternamente in corrispondenza di questo, vedremmo il sole che manda i suoi raggi esattamente in questa direzione. Se poi, pian piano, lungo questo quarto abside semicircolare, io mi sposto, giungo a quest'altro spigolo del quadrato. Dico spigolo, dovrei dire angolo, ma lo spigolo mi riferisco alla parete, è esattamente orientato verso est. Nei giorni degli equinozi noi vedremmo in corrispondenza esterna di questo spigolo sorgere il sole. Non è un caso dunque che questa chiesa abbia questa formazione architettonica. C'è qui dentro la sapienza astronomica, filosofica e teologica. Io più in là magari sarà possibile studiare anche la collocazione, oggi non ne parliamo, delle diverse finestre. È suggestivo pensare che una finestra qui sulla mia testa, qui, sia rivolta addirittura verso Alessandria d'Egitto, la città dove Caterina è vissuta ed è stata martirizzata. Ma è una suggestione, ho bisogno di calcoli precisi che però, vi confesso, per gusto mio ho anche cominciato a fare. Ed eccoci all'esterno della chiesa dedicata a Santa Caterina di Alessandria, presso questa bella antica porta chiodata con questo bel fregio che vediamo in alto. La chiesa è collocata sul ciglio della strada
la strada, eccola qui, che porta a San Vito, al porto di San Vito, dove probabilmente una nave aspettava i cavalieri e i pellegrini perché si imbarcassero e andassero in Terra Santa, sotto la protezione di Santa Caterina di Alessandria. E guardiamola esternamente nel suo insieme, questa chiesa. Vedete come le forme geometriche si sovrappongono l'una all'altra, ma c'è tutta una simbologia, perché se le quattro absidi semicircolari, come abbiamo già detto, stanno a rappresentare i quattro elementi infiniti, la terra nella quale noi ci troviamo, sopra le quattro absidi c'è una copertura, tecnicamente dovrei chiamarlo tiburio, c'è un tiburio, io penso che riusciate a capirlo, di forma ottagonale. Perché questa forma geometrica, l'ottagono, il numero 8? C'è una profonda spiegazione simbolica. Il numero 8 innanzitutto fa pensare a pagine del Vangelo. 8 giorni dopo Gesù ritornò fra gli apostoli. La domenica è l'ottavo giorno. A parte questi richiami al Vangelo, sapete tutti che a poche decine di chilometri da noi c'è un grandioso castello che ha la forma ottagonale, Castel del Monte. Io vi aggiungo anche la cosiddetta Cappella Palatina di Carlo Magno ad Aquisgrana in Germania, ha la forma ottagonale. La corona degli imperatori, da Federico Barbarossa a Federico II, eccetera, ha la forma ottagonale. Perché? Perché l'ottagono è la figura geometrica a metà strada tra il quadrato e la circonferenza. Perché se il quadrato, e l'abbiamo visto all'interno della chiesa, rappresenta la terra da noi abitata, e la circonferenza rappresenta Dio infinito, a metà strada fra la terra e il cielo, fra l'uomo e Dio, troviamo l'ottagono. Ecco il perché di questa forma geometrica sulle quattro absidi della chiesa di Santa Caterina. Se poi solleviamo ancora lo sguardo, sul tiburio ottagonale si sviluppano forme geometriche che finiscono con la piramide. La piramide, che cosa significa la piramide? Dalle antiche piramidi Egitto fino a noi. La piramide è lo slancio che dalla terra tende verso il cielo. Allora tutta la chiesa, se avessimo la possibilità, si potrebbe anche verificare, sembra inserita in una grande piramide, perché se dal vertice superiore noi caliamo dei lati obliqui, allora si forma una piramide dentro cui si inserisce tutta la chiesa, perché la chiesa venne costruita in onore di Santa Caterina di Alessandria per innalzare questa terra su cui noi viviamo, questa povera nostra umanità, verso Dio, verso il cielo.